367 rispetto al 68-567 che avevano preso nelle eliminatorie. Beh, devo dire che i miglioramenti che si sono avuti nella finale del duo misto non ci sono stati così evidenti nella finale del duo al femminile. È chiaro che qui i giudici sono anche un pochino più magnanimi, perché è una specialità anche agli albori, quindi c'è anche una sorta di sottostante di incoraggiamento alla presenza del duo misto. Sul tema musicale del fantasma dell'opera, All Round Sport e Wellness con Azzurra Gambale e Luca Flamini. Luca, che è il fratello appunto di Manila Flamini, si è avvicinato a questo sport proprio per seguire le orme della sorella. Prima la seguiva come tifoso e poi è diventato anche lui protagonista. Hanno curato la coreografia Laura Torrisi e Sara Rotondi. Molto migliorato Luca, c'è un maggior controllo delle posizioni, anche il ritmo dell'esercizio molto più veloce rispetto a quello della passata stagione. Anche la compagna con cui appunto segue la routine, l'anno scorso era Dulce Maria Livia. Parti di apnea e le parti più complesse generalmente in questi momenti di lavoro di coppia vengono affidate alla componente femminile, in questo caso il sesso forte. Bella parte di gambe, anche sì, ben controllata, l'abbiamo visto dai intuiti, dai movimenti che avevano i ragazzi sotto. Piccolo problema, sì. Che nella conclusione, però la sincronia durante la routine, durante il pezzettino di gamba era buona. L'abbiamo intuito, dicevo, dai movimenti che accompagnavano, del busto che accompagnavano le gambe. Sembra possedere più energie però Azzurra Gambale rispetto a Luca Flamini, non so, è forse una mia impressione. Beh, dovuto alla disinvoltura con cui la ragazza ovviamente ha un'esperienza maggiore, affronta la routine con una maggiore disinvoltura, probabilmente per lei anche un livello di esecuzione al di sotto delle sue possibilità, mentre per Luca veramente è già quasi al limite. Sì, sta cercando di essere presentato al meglio, ripeto, rispetto all'anno scorso la routine ad esempio è molto più veloce, quindi il miglioramento anche per questa per Luca c'è stato. Belli parte di gambe, vedete anche il livello dell'acqua sulle gambe molto alto sopra al ginocchio, anche in questa parte dinamica, quindi riescono a controllare bene i movimenti. Ancora deve acquisire una scioltezza e una gestualità più comoda, più rotonda Luca, più sì, ho capito quello che meno faticosa, ecco, l'interpretazione di Luca ancora un po' rigida, ancora un po' è un gesto molto che va controllato, sciolto, è un gesto, esatto, è ancora molto controllato perché dedito il suo pensiero tutto al controllo della tecnica e dell'esecuzione. Sta costruendo gli automatismi e deve completare questo lavoro.